chirurgia di parete e sarà il direttore generale dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano ad aprire i lavori qui al Vanvitelli. È così, dottor Ferrante? Sì, sono venuto a dare un saluto in quanto proprio perché la società chirurgica di Terra di Lavoro ci teneva in particolar modo, in quanto mi fa piacere che si parla di tutta l'area di Caserta, quindi non solo dell'ospedale ma anche del territorio e degli ospedali che insistono nel territorio. E considerato che si può fare solo un'attività congiunta in cui non c'è la differenziazione tra l'ospedale di Sant'Anna e gli altri ospedali o anche le strutture accreditate, chiunque riesce a offrire un servizio per me va valorizzato. Quindi tutti insieme possiamo dare una risposta al cittadino. Quindi questa mattina c'è la creme della chirurgia qua? Sì, penso che ci siano i chirurghi dell'area casertana che sono che vogliamo riuniti. Pensare che siano i migliori. Io spero che siano i migliori e vorrei che fossero sempre più bravi, in quanto diciamo, noi dobbiamo dare una risposta al cittadino, e il cittadino, se noi riusciamo a interrompere anche quei viaggi della speranza, facciamo un'opera meritoria sia a livello etico, sia a livello sociale, ma anche a livello economico, perché quando uno si muove fuori da quest'area o va fuori regione, i familiari devono cacciare i soldi e noi non facciamo una cosa positiva. Quindi se noi riusciamo a mettere insieme un'offerta valida, facciamo un'opera buona. È anche vero che quando si parla di viaggi della speranza c'è comunque una base d'appoggio a questo, perché è quando l'immagine si deteriora, per qualsiasi motivo possa succedere, è chiaro che automaticamente si è attirati da qualcosa di oltre confine. Magari, per esempio, io sono andata a Pisa per determinate cose e sono ritornata qui perché ho capito che per quelle determinate cose qua c'erano delle eccellenze. Sì, è vero. Però se sono andata a Pisa, direttore, comprende bene che era l'immagine che lasciava desiderare, sì, dico Caserta per dire Napoli, Benevento, Avellino. Quindi il viaggio della speranza ha un iter molto più semplice quello che noi... Bisogna fare lo sforzo di intercettare il malato prima che si muova. Per intercettarlo noi dobbiamo essere pronti e offrire un servizio di qualità. Immagine di qualità. Solo così possiamo fare questa azione, altrimenti continueranno a fare questo viaggio che poi c'è anche un danno di tipo economico, in quanto tutto quello che è mobilità passiva per noi è attiva per le strutture del nord, e quando ci sarà la compensazione sono soldi che vengono tolti ai pazienti della Campania, quindi la spesa pro capite diminuisce perché viene compensata, quindi facciamo doppio danno. Lei è direttore generale qui a Caserta ormai da quanto tempo? Un anno e mezzo? 18 mesi. 18 mesi, un anno e mezzo. Risultati raggiunti? Risultati raggiunti dal punto di vista di indicatori sanitari. Quando io sono venuto erano un po' tutti fuori limite. Siamo riusciti a portare per le fratture del femore dal 20% all'80%, quindi la soglia è 60%. Siamo riusciti a portare anche l'indicatore per le premipere per i tagli cesari al 25% e il target è 24%, e a livello regionale è una delle migliori strutture pubbliche dal punto di vista di avere questo target. E dal punto di vista anche degli altri indicatori, siamo in una fase abbastanza di miglioramento e li abbiamo portati ormai a livello di normalità. Naturalmente, perché dico normalità? Perché il mio obiettivo è quello di fare il passo successivo, di cominciare anche a parlare di eccellenza. Cioè la normalità è quella che ci garantisce che offriamo un servizio. Adesso lo dobbiamo fare un servizio migliore. Dal punto di vista economico, quando sono venuto c'erano 4 milioni di deficit nel bilancio, adesso abbiamo chiuso il bilancio con 4 milioni di attivo. Abbiamo fatto circa 72 gare che non erano state espletate, erano tutte gare che erano in proroga, quindi abbiamo avuto a maggio anche una lettera da parte dell'ANAC che si complimentava di questa azione che stavamo facendo, perché io le mie delibere ogni 6 mesi faccio il resoconto e le invio alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica e all'ANAC e dire il mio operato, cioè di che io sto qui
nell'arco di 6 mesi cerco di fare questo che manca e sto andando avanti. Abbiamo sbloccato una serie di attività che potrebbero far crescere l'ospedale, c'è un'ala che adesso andrà tutta un progetto per completarla, l'ala che era ferma da parecchi anni, 4-5 anni, e quindi sicuramente siamo riusciti a presentare un progetto per avere due radioterapie all'ospedale e migliorare e fare tutta l'attività di miglioramento delle sale operatorie. Cioè abbiamo presentato un progetto per fare le sale operatorie tutte nuove, moderne, e faremo anche la palazzina per la libera professione. Una cosa buona è che questo sblocco che abbiamo avuto al piano terra della palazzina F, se non sbaglio, c'è un piano che non era utilizzato perché era bloccato dalla ditta che teneva in appalto tutto. Questo piano adesso in breve tempo faremo subito tutto un piano per gli ambulatori, lo togliamo dove sta attualmente, che è fatiscente, quindi faremo lì una situazione. Nell'ospedale Sant'Anna San Sebastiano ci sono delle aree critiche, ma se io le chiedessi qualcosa in proposito sembrerebbe una specie di attacco ai fianchi, non lo voglio fare in questa occasione perché non sarebbe corretto da parte mia. Grazie. L'importante è che lei se lo ricordi. Grazie. Va bene.